L'Associazione Culturale Francesco Lobue, RBE e RBE TV ed Enostra hanno avviato una partnership. Lo abbiamo fatto con convinzione e ci siamo impegnati a informare i nostri ascoltatori e telespettatori della possibilità di affidarsi a un fornitore elettrico cooperativo che vende ai propri soci solo elettricità rinnovabile proveniente da impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici con garanzia d'origine, come Enostra. Kilowatt Talk, l'approfondimento di RBE TV su energia e sostenibilità. Interviste, servizi e approfondimenti per mettere a fuoco la transizione energetica. Kilowatt Talk, una produzione RBE TV con Vibes Video Backwit Studio in collaborazione con Enostra. Qualcuno ha fatto notare che anche combustibili fossili sono per certi versi una forma di energia solare. Provengono infatti da sostanze organiche come i vegetali che in tempi antichi avevano sfruttato la luce del sole tramite la fotosintesi, ad esempio i tronchi d'albero che sono diventati carbone, o i microorganismi animali che se ne nutrivano, contribuendo poi a generare i giacimenti di petrolio. La fonte originaria di energia resta la stessa, ovvero i raggi provenienti dalla stella attorno alla quale ruota la Terra. Ma ora che non abbiamo più alcun dubbio sul fatto che combustibili fossili emettano quei gas serra che alimentano la drammatica crisi climatica che stiamo vivendo, sale sul palcoscenico una soluzione più semplice e pulita: raccogliere direttamente l'energia solare che riceviamo nello stesso momento in cui arriva sulla Terra, invece di sfruttare quella caduta sul pianeta decine di milioni di anni fa. E se fin dall'antichità gli esseri umani hanno usato a vario modo la luce e il calore solare, anche per trarne energia, negli ultimi decenni la tecnologia ha fatto passi da gigante, tanto che ora i pannelli fotovoltaici producono energia più economicamente dei combustibili fossili. Questa è la seconda puntata di Kilowatt Talk, la trasmissione di RBE TV su energia e sostenibilità, realizzata in collaborazione con Enostra. L'energia solare sta crescendo di anno in anno a livello globale. Nel 2016 i nuovi impianti installati valevano 83 gigawatt. Nel 2023 il valore è cresciuto di 323, ovvero 4 volte tanto. Secondo le proiezioni dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, queste cifre sono destinate a salire nei prossimi anni, anche in virtù dell'accordo siglato alla COP28 di dicembre, che punta a triplicare l'energia derivante dalle rinnovabili entro il 2030. A trainare il numero di nuove installazioni è la Cina, che da sola rappresenta il 38% dell'aumento annuale nel 2022. Seguono a distanza Stati Uniti, Giappone e India. In Unione Europea, complessivamente, si stima una crescita di 259 gigawatt nel 2023. Il tutto è accompagnato dalla drastica diminuzione dei costi nel corso degli ultimi decenni. Nel 1975 il fotovoltaico costava 125 dollari per watt, nel 2000 erano scesi a 6 dollari e nel 2022 si parlava di 0,26. Ormai è la fonte di energia più economica. Anche in Italia si muove qualcosa. Nel 2023 sono stati installati impianti per 5,23 gigawatt, distribuiti su 374.000 impianti. Si tratta di una crescita decisa, pari al 111% rispetto all'anno precedente. Il ritmo, però, è ancora troppo basso. Per rispettare gli obiettivi di decarbonizzazione per il 2030, servirebbero circa 12 gigawatt di rinnovabili in più ogni anno. Ma non è un target irraggiungibile. Nel 2011 l'Italia ne aveva installati più di 9. E allora, per approfondire un po' meglio il discorso dell'energia solare, raggiungiamo il ricercatore dell'Università dell'Insubria e cofondatore di Enostra, Gianluca Ruggeri. Benvenuto nella nostra trasmissione. Grazie per l'invito, un saluto alle spettatrici e agli spettatori.
Allora, intanto comincerei col fare un po' di chiarezza, nel senso che energia solare è forse un termine un po' vago. Io mi ricordo che c'erano due tipi, il solare e il fotovoltaico, ma mi sembra di capire che sostanzialmente adesso si parli di fotovoltaico. Ma allora, sì, nel senso che il fotovoltaico negli ultimi anni è assolutamente la fonte di produzione di elettricità più importante, è stata definita dall'International Energy Agency come la più economica fonte di produzione dell'elettricità della storia. Dopodiché, insomma, se facciamo un passo indietro, in realtà praticamente tutte le energie rinnovabili, tranne la geotermia, hanno una fonte solare, perché se pensiamo all'eolico è comunque alimentato dall'azione del sole, se pensiamo alle biomasse non sono altro che energia solare in qualche modo stoccata. E anche le fossili storicamente provengono da fonte solare. Però per quello che appunto viene chiamata energia solare, oltre al fotovoltaico, che è la possibilità di tramutare direttamente la radiazione in elettricità, poi viene tramutata in elettricità in corrente continua e può essere trasformata in corrente alternata per essere messa in circolazione sulle reti tradizionali. Parallelamente c'è appunto il solare termico, che invece in quel caso è l'immagazzinamento di energia termica proveniente dal sole, di solito per scaldare un fluido, e questo si può usare per esempio per scaldare l'acqua degli impianti termici delle nostre abitazioni. C'è una terza possibilità, che è il solare a concentrazione, in cui viene immagazzinata e concentrata energia termica su un fluido che può andare ad alta temperatura, quindi in quel caso non è acqua, ma appunto sono fluidi particolari che possono andare ad alta temperatura. Con questi fluidi ad alta temperatura si alimentano dei cicli simili a quelli delle centrali termoelettriche. Il vantaggio in questo caso è che può esserci un ritardo di alcune ore tra il momento in cui si raccoglie la radiazione solare e il momento in cui si produce l'energia elettrica. Ci sono casi di questo tipo, di impianti di questo tipo in Spagna, in Marocco e in altri paesi, e appunto solare a concentrazione, sono ovviamente molto meno diffusi rispetto agli impianti fotovoltaici. Ecco, parliamo proprio un po' della praticità di questo strumento. Hai parlato appunto di qualcosa di molto economico, sempre più economico man mano che si va avanti, quindi questo è decisamente il suo vantaggio, oltre al fatto di essere basato su energia rinnovabile. Chiaramente però c'è da considerare l'esposizione al sole, chiaramente immagino che ad esempio un pannello non renda allo stesso modo a luglio e a dicembre. Sì, io dico sempre che appunto un pannello fotovoltaico è sempre molto conveniente, a meno che non lo si metta in cantina. Quindi sicuramente senza la radiazione solare la produzione non c'è, e tutto quello che possiamo fare per massimizzare la radiazione solare in termini appunto di posizionamento, oppure come si fa in alcuni casi, si definisce il tracking, cioè l'inseguimento del sole. Sono impianti particolari che per esempio non si mettono sui tetti in questo caso, e che funzionano un po' appunto come il girasole, no? Cioè a seconda del momento della giornata e della stagione dell'anno assumono una posizione diversa, in modo appunto da massimizzare la produzione durante l'anno. Sì, queste sono fondamentalmente le caratteristiche. Un'altra buona caratteristica è che almeno la tecnologia fotovoltaica, quella basata sul silicio, normalmente ha un ciclo di produzione molto lungo, nel senso che oggi gli impianti sono garantiti per funzionare all'80-85% della loro potenza iniziale dopo 30 anni dall'installazione. Quindi questo ovviamente vuol dire che dopo 30 anni possiamo anche continuare ad utilizzarli. E l'altra caratteristica che ha il fotovoltaico rispetto ad altre tecnologie è che è scalabile in appunto dimensioni completamente diverse. Abbiamo dei micro pannellini solari che possono alimentare per esempio l'illuminazione da giardino, no? Quando abbiamo quei piccoli pannellini messi sulle lucine, abbiamo gli impianti domestici che quindi i primi pannelli hanno, come dire, una potenza dell'ordine dei watt, quelli familiari hanno potenze dell'ordine dei kilowatt, cioè delle migliaia di watt. Poi abbiamo impianti più grandi che possono anche essere messi su tetto dell'ordine del megawatt, quindi dei milioni di watt, e cominciamo ad avere impianti a terra dell'ordine dei gigawatt. Ovviamente al crescere della potenza proporzionalmente cresce anche lo spazio occupato.
E qui entriamo però anche in uno degli aspetti più complicati rispetto a tutte le fonti di energia, ma quindi anche al solare, ovvero il loro impatto al di là della fonte di energia. La produzione arriva, di energia è quella che passa dalla radiazione solare, quindi in quel momento non c'è l'emissione di gas serra come con i combustibili fossili. Questo non vuol dire che allora vale tutto e lo si può mettere ovunque. E ad esempio c'è la questione del consumo di suolo, ad esempio per fare un impianto molto grande che appunto non è su un tetto, teoricamente si deve occupare una grande quantità di terreno ed è una questione da affrontare non a cuor leggero. Sì, è una questione da affrontare non a cuor leggero, purtroppo non, insomma, per il tipo di dimensione complessiva dello sforzo che ci è richiesto per gli obiettivi al 2030 e poi per gli obiettivi al 2050, non bastano le superfici su copertura, che sono ovviamente quelle che hanno un impatto minore. In ogni caso gli impianti su copertura hanno dei costi maggiori, quindi a volte rendono la tecnologia non più conveniente, soprattutto quando si deve intervenire e rimuovere alcuni tipi di isolante termico che possono essere che possono andare in conflitto rispetto alla normativa antincendio con la presenza di pannelli fotovoltaici o la presenza di amianto che aumenta i costi. Insomma, ci possono essere situazioni su tetto difficili da gestire. Quindi ovviamente la sfida è quella, nel momento in cui si realizzano impianti a terra, di iniziare dai terreni che sono in qualche modo già antropizzati. In Francia è stata fatta una legge che obbliga tutti i proprietari di parcheggi che hanno più di 80 posti auto a realizzare necessariamente degli impianti fotovoltaici, ma questo appunto è solo un esempio. Rispetto al tema appunto del consumo di suolo, ci sono anche ricerche che mostrano che rispetto a un utilizzo di agricoltura intensiva, che è quella che insomma è in assoluto la più diffusa nel comparto agricolo, in realtà la presenza di un impianto fotovoltaico migliora la biodiversità, perché appunto nell'approccio dell'agricoltura intensiva proprio si toglie completamente la biodiversità, e quindi ripristinare un prato sotto a un impianto fotovoltaico può addirittura attirare per esempio insetti impollinatori o altro. Quindi per esempio ci sono paesi in cui vengono proposte delle soluzioni in cui lateralmente alla superficie adibita all'agricoltura vengono definiti dei corridoi con presenza di agricoltura e impianti fotovoltaici, proprio per ottenere un beneficio duplice. Un'ultima possibilità, ma ce ne sono tantissime altre che forse non abbiamo il tempo di citare, ma un'ultima che mi viene in mente è il cosiddetto agrifotovoltaico, che è la compresenza nello stesso terreno di coltivazioni che stanno sotto il pannello fotovoltaico, e appunto pannelli fotovoltaici che a quel punto ovviamente devono essere messi più in alto e quindi di nuovo hanno prezzi più alti rispetto a metterli normalmente a terra. In alcuni casi questa è una proposta che è stata fatta in alcune situazioni dove il cambiamento climatico portava a un aumento della temperatura e quindi alla sofferenza di colture storiche come il luppolo o le viti o altro, e quindi il tentativo è che con la presenza di pannelli fotovoltaici, che ovviamente non coprono tutta la superficie ma sono piuttosto diradati rispetto a un impianto classico, riducono la radiazione solare e quindi consentono di proseguire la coltivazione anche in condizioni di cambiamento climatico. Su questo devo dire che siamo ancora molto all'inizio in termini di sperimentazione, nel senso che cominciamo ad avere dei risultati delle sperimentazioni che sembrano essere ottimisti, ma è chiaro che per avere un quadro effettivo di qual è l'impatto sulla qualità delle coltivazioni, sulla qualità del suolo, servono progetti di 5-10 anni almeno, perché gli effetti possono essere anche a lungo termine. Quindi si sta sperimentando molto, c'è tantissimo interesse su questo. Il rischio è proprio che magari andiamo a investire tanto in questa fase quando ancora le cose non sono così chiare come magari le avremo tra 5-10 anni. Chiaro, quindi, lasciare insomma un po' spazio alla ricerca e aspettare, certo, quando si parla di implementare da un punto di vista proprio pratico economico.
A proposito di sostenibilità, c'è anche un altro tema, non soltanto quella ambientale, ma se vogliamo anche quella sociale, visto che appunto parliamo di una tecnologia che potenzialmente può occupare molto spazio, se in quello spazio c'è a che fare una qualche comunità, siamo in un paese, in un comune, nelle campagne di un qualche comune, ecco che anche lì si può discutere sui vari modi di portare avanti un progetto del genere, calarlo dall'alto e tanti saluti, oppure invece dialogare un po' di più. Sì, insomma, io ti posso portare l'esperienza appunto di Enostra, che lavora su due fronti. Il primo è proprio della comunità dei soci e delle socie della cooperativa, e il secondo è quello della comunità locale relativa appunto ai luoghi dove andiamo a realizzare gli impianti. Noi finora gli impianti fotovoltaici li abbiamo realizzati solo su copertura, anche se le nostre linee guida prevederebbero anche impianti a terra. L'unico limite che ci eravamo dati nella definizione di queste linee guida era di non andare a realizzare impianti su terreni agricoli, in sostituzione delle coltivazioni. Però finora non l'avevamo mai fatto. Quindi quello che abbiamo fatto è iniziare un percorso di dialogo con i nostri soci e le nostre socie. Abbiamo organizzato un webinar in cui abbiamo appunto mostrato diverse possibilità di integrazione, diverse richieste di progetto che c'erano arrivate sempre dalla comunità delle socie e dei soci, quindi persone che vedevano una possibilità e ci chiedevano: volete venire a fare un impianto su questo terreno? E dopo il webinar abbiamo proposto alle persone che avevano seguito il webinar di rispondere a un questionario, e adesso, sinteticamente, mi verrebbe da dire che la risposta è stata un grande dipende, cioè bisogna valutare un pochino caso per caso. Ci sono impianti a terra che di fatto non vanno a determinare un reale impatto, o perché appunto il terreno è già degradato, o perché il terreno magari è a prato, però è per esempio all'interno di un comparto industriale, quindi non verrebbe comunque utilizzato in termini di rinaturalizzazione o di coltivazione, ma semplicemente in termini, diciamo, di decoro, chiamiamolo così, di decorazione. E ci sono ovviamente terreni molto pregiati che non avrebbe senso andare a occupare con impianti fotovoltaici. Quindi sulla scorta appunto di queste risposte a questionari abbiamo appunto rinunciato ad alcune proposte che c'erano arrivate, e stiamo valutando invece sulle altre se ci sono poi le condizioni economiche per poterlo fare. Questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio è ovviamente, nel momento in cui si va a realizzare un impianto, e questo soprattutto per impianti di grandi dimensioni, andare a coinvolgere le persone che abitano in quel posto, le associazioni che sono attive in quel posto, e trovare assieme le modalità migliori per poterlo realizzare. Il vantaggio di essere una cooperativa è quello in cui non abbiamo la massimizzazione del profitto economico a breve termine come unico obiettivo, anzi, molto spesso le scelte che facciamo non sono quelle che massimizzano l'impatto economico a breve termine, ma riusciamo a tenere assieme dei conti che ovviamente devono tornare, perché essendo una entità economica, alla fine dell'anno il bilancio deve tornare, ma possiamo farlo tenendo anche in considerazione tutta una serie di altri aspetti che sono ambientali, sociali, e sono quelli che, insomma, fanno, credo, la differenza tra un'esperienza come quella cooperativa e quella invece del grande speculatore che fa l'investimento di 10-20 milioni di euro e ovviamente ha fretta di rientrare dall'investimento che ha fatto. Chiaro, insomma, come tutti i temi che affrontiamo, un argomento molto sfumato, molto complicato, noi abbiamo tirato qui qualche filo. Insomma, grazie davvero per questo approfondimento, ci hai dato molta chiarezza, grazie Gianluca. Grazie a voi per l'opportunità, e spero che ci sia anche modo di approfondire in altre occasioni. Grazie. Grazie, allora noi ci fermiamo ancora per un momento per ascoltare e guardare un approfondimento e ci rivediamo tra poco. Gli impianti fotovoltaici rappresentano per il momento il modo più sicuro ed economico per autoprodurre l'energia elettrica necessaria per la propria abitazione, impresa o sede associativa. Un impianto fotovoltaico permette di alimentare la tua utenza con l'energia del sole, che è gratuita, rinnovabile e pulita, e quindi di contribuire a salvaguardare l'ambiente abbattendo le emissioni inquinanti in atmosfera. In più, attraverso lo scambio sul posto, potrai ridurre notevolmente i costi in bolletta.
Ma cosa vuol dire scambio sul posto? Quanto costa l'installazione? E insomma, io come ci guadagno? Beh, lo scambio sul posto è un compenso, mediante rimborso, del valore economico dell'energia prelevata nei limiti del valore economico di tutta l'energia immessa in rete. Cioè, io rivendo la mia energia prodotta, ma non posso venderne più di quella che consumo. È importante sottolineare che lo scambio avviene sulla base del valore economico dell'energia immessa e non della semplice lettura del contatore. Spesso però si produce di più di quello che si consuma. Quindi perdo soldi? No, perché in questo caso si produce quella che si chiama eccedenza e si può chiedere che venga liquidata, cioè pagata subito, oppure che venga messa a credito per l'anno successivo. Io come ci guadagno? Beh, installare i pannelli fotovoltaici permette di guadagnare in tre modi. Il primo è l'autoconsumo, ovvero consumare direttamente quello che sto producendo nel momento in cui lo sto producendo. Questo si traduce in una diminuzione di consumo elettrico rilevata dal contatore e quindi di una bolletta con meno consumi fatturati. Insomma, una bolletta meno cara. Il secondo metodo è la vendita, attraverso lo scambio sul posto, che abbiamo spiegato prima. Il terzo metodo di guadagno è la liquidazione delle eccedenze, che viene pagata direttamente. Dei tre, il più conveniente è l'autoconsumo, quindi è importante costruire l'impianto, ma soprattutto gestire i propri consumi in modo da massimizzarlo e avere subito una bolletta più bassa. Tutto chiaro, no? Ma quanto costa? Installare un impianto ha un costo e senza dubbio si tratta di un investimento iniziale importante. Il costo ha molte variabili e dipende dalle esigenze personali, dal tipo di impianto e dalla difficoltà dei lavori, che possono far variare i costi in maniera sensibile. All'incirca il costo di un impianto è di 1.500 euro per ogni kilowatt, quindi un impianto di 3 kilowatt può costare circa 5.000 euro e un impianto da 5 kilowatt circa 8.000. È importante sottolineare che si tratta appunto di un investimento e quindi la spesa iniziale viene recuperata nel giro di qualche anno, solitamente 5 o 6. Inoltre è già attiva una serie di bonus e agevolazioni per aiutare i privati a sostenere la spesa iniziale e quindi accelerare il recupero della spesa iniziale. E non dimentichiamo il guadagno più grande, quello in salute. Meno consumo di fossili significa meno emissioni nocive e quindi meno inquinamento. E per chiudere la puntata di oggi scopriamo una realtà che si è proprio articolata attorno ai pannelli fotovoltaici e non solo. Parliamo di Granara. Diamo un'occhiata. Siamo a Granara, una frazione di Valmozzola, piccolo comune della Val di Taro, sugli Appennini parmensi. Granara è un borgo particolare, perché ogni casa e ogni proprietario ha posto al centro dell'attenzione il proprio stile di vita. Cos'è qua Granara? È un villaggio ecologico che abbiamo costruito a partire da un villaggio abbandonato che abbiamo trovato e acquistato e insieme a 100 ettari di terra e stiamo facendolo rivivere, cercando di applicare stili di vita, tecniche, modi di stare insieme che più possibile ecologici. Come riusciamo a interpretare questa parola? È nato da un lavoro che facevamo di volontariato a Milano, di attività politica e di volontariato nella zona Giambellino. Un gruppo molto composito di giovani che avevano moltissime aspettative di cambiamento, poi ha partorito a sua volta questo gruppo varie idee, Cooperativa Milano, e tra queste varie idee un ecovillaggio che era un sogno di tanti, che poi si è messo, come dire, insieme, si è composto in una ricerca concreta finché abbiamo trovato questo meraviglioso borghetto abbandonato. Era abbandonato all'epoca già da 20 anni, nel senso che l'ultimo residente aveva vissuto qui 20 anni prima che arrivassimo noi, e abbiamo deciso che quella sarebbe stata la nostra strada e abbiamo acquistato. A Granara non tutti sono residenti. Alcuni frequentano il villaggio come seconda casa, passandoci più o meno tempo. Il modello Granara non è però solo un insieme di vicini di casa.
perché avendo l'ecologia come motore del restauro e dello stile di vita, sono nate alcune attività aperte all'esterno. Sono varie associazioni, in particolare le più, diciamo, note e più storiche sono l'educazione ambientale, il teatro con l'associazione, il Festival di Teatro e appunto tecnologie appropriate e formazione alla non violenza, metodi decisionali non violenti, facilitazione. Queste sono un po', diciamo, le attività legate anche alle associazioni. Poi corollario è nato anche molto all'ospitalità, del far vivere questa sostenibilità, farla vivere noi stessi e le persone che arrivavano. Quindi anche il fatto di preparare i campeggi con il solare, le docce solari, il compost toilet, fare in modo che siano il più possibile dentro i boschi. Questa idea qua era anche legata a questo tentativo di far sperimentare lo spaesamento e il tentativo di cambiare se stessi e il rapporto che si ha con l'intorno e con le persone. L'energia rinnovabile è alla base delle abitazioni e del villaggio di Granara. Il fotovoltaico è stato una delle prime azioni concrete ed è ora installato sui tetti di ogni abitazione. Sì, noi siamo partiti prima con la nostra energia, con i pannelli termici solari, prima di tutto, con un kit di costruzione, di autocostruzione di questi pannelli termici per l'acqua calda. E dopo è partito Dario con l'installazione di pannelli fotovoltaici e li abbiamo ormai installati tutti. Sostanzialmente dal punto di vista energetico è tutto basato su energie rinnovabili e quindi l'elettricità col fotovoltaico. Noi produciamo in totale come villaggio più del doppio di quello che consumiamo, quindi abbiamo margine per trasformare sia la mobilità, sia alcune parti dell'agroforestale, ad esempio come andare a prendere la legna nel bosco, è un tema che adesso vogliamo chiudere il cerchio, facendo in modo che anche andare a prendere la legna nel bosco avvenga senza fossili. Quindi queste sono un po' le sfide che cerchiamo di crearci per andare avanti, essere pionieri di esempio, anche se siamo pieni zeppi di contraddizioni come si nota. Abbiamo anche pensato, non basta averlo solo qua nel nostro paesello e essere contenti noi, ma di diffonderlo, per proprio spingerlo pesantemente per accelerare un po' quella transizione energetica per tutto il paese possibilmente. Abbiamo iniziato dai nostri amici che abbiamo visto che anche loro non avevano ancora pensato a fornitori di energie rinnovabili, anche spesso è un po' un tema astratto, per molte persone è un tema astrattissimo, dicono io non ho spazio per un pannello sul mio tetto e quindi non lo posso fare, e non sapevano che basta anche passare a un fornitore che lo produce per te. Poi c'è un tema di pressione, è chiaro che stiamo parlando di un contesto di mercato libero dell'energia con tutte le pecche che ci sono. Però se lo usiamo per fare, come si dice, consumo critico, cioè essere in tanti che vogliono quello, come nel biologico, tanti che vogliono l'energia rinnovabile, meglio ancora se rinnovabile ed etica, come ho spiegato prima, allora cambia anche il mercato là fuori e le richieste diventano di andare verso solo energie rinnovabili. Dopo aver installato i pannelli sui tetti e aver iniziato l'autoproduzione per le abitazioni, è stato aggiunto un pezzo di progetto: avere produzione di energia pulita anche per le parti comuni e le attività comuni. Qua siamo all'officina fotovoltaica che produce energia con energia elettrica con fotovoltaico 14 kW di picco. Dove va questa energia? Innanzitutto a supportare queste attività, dalla molazza al taglio della legna, a tutto il giardinaggio che è stato trasformato in giardinaggio con batteria elettrico, quindi, e quindi non usiamo fossili per questo luogo in cui ci troviamo, e anche il taglio della legna, lo spaccalegna, eccetera. E l'energia in più, che è parecchia,
la diamo alla rete e in particolare la vendiamo a Enostra e quindi va ai soci di Enostra, contribuisce alla parte di Enostra che produce da energie rinnovabili. Noi stiamo pensando come lavorare a migliorare questa rete in futuro, questa piccola rete del villaggio, per aiutare quell'idea di impatto positivo, per aiutare la rete elettrica. Quindi c'è un'idea di accumulo, c'è l'idea di sviluppare il vehicle to grid, che sarebbe dalla macchina alla rete, e c'è quest'idea di iniziare a conteggiare tutti gli impianti di Granara come un unicum e anche tutti i consumi di Granara. Questa l'abbiamo chiamata mini grid, che non è staccata dalla rete, però si può guardare come se fosse una piccola comunità energetica. Soprattutto il fatto che noi abbiamo avuto questo approccio proprio di villaggio e non di stretta comunità permette a chi viene con la sua sensibilità, il suo approccio, di non vedere che le scelte ecologiche sono scelte solo di chi è intransigente e integralista, ma di chi ha modalità, sensibilità differenti e lo può fare a modo suo. A me cambia tantissimo, perché io sapere che l'energia che viene fuori dalla presa è stata prodotta senza impatto sull'ambiente, a me cambia la vita. Se dici, se lo noto perché l'energia che esce ha un altro colore, no. Se sono lì ad avere paura che poi non viene più perché il sole non brilla, no, quello è uguale. Però se non si fanno delle scelte, radicali a livello di piccola scala, è impossibile che si riesca a ottenere le scelte radicali su vasta scala, perché se non cambia la cultura è difficile che dall'alto le scelte vengano portate avanti con coerenza. Bisogna proprio che cambi la cultura delle persone e la richiesta delle persone. Noi siamo convinti che poi il cambiamento debba essere portato su tutti i livelli, anche quello cittadino. Si chiude qui quindi la seconda puntata di Kilowatt Talk, tutta dedicata al solare, in particolare al fotovoltaico. Noi ci diamo appuntamento per il prossimo mercoledì, tra una settimana, con la prossima puntata esploreremo l'altro grande filone dell'energia rinnovabile, ovvero l'eolico. Non mancate!